F11. Ciao a tutti, sono Giuseppe Di Grande. Andiamo a fare un'altra verifica di accessibilità. Oggi andiamo su un altro sito e cambiamo un po' argomento. Abbiamo visto l'accessibilità dei giornali, abbiamo visto un po' velocemente l'accessibilità del sito del Parlamento, parlamento.it. Oggi voglio andare nel sito della RAI. Vediamo che accessibilità. Ctrl L, apri finestra. Apriamo il sito. Doppia punto RAI punto it barra. Invio 100%. www.rai.it. Ok? RAI.it come pagina 100%. Inventi la tua vita. No, dai. Come pensi online? Pubblicità no. Pensione online a partire da 50 euro al mese. Genertel, l'assicurazione online facile, conveniente, affidabile. Un messaggio promozionale per forme pensionistiche complementari. Va bene. Regolamento, nota informativa e condizioni di contratto su genertellife.it. Ah, bene. Ok. Questo praticamente è una cosa che non mi aspettavo. Comunque, una pubblicità subito appena entrati nel sito della RAI. Però non è stato male, nel senso che vi ho fatto ascoltare una cosa in diretta, cioè che l'audio della pubblicità copriva totalmente il mio lettore di schermo e quindi io non potevo fare altro. Soluzione: abbassare un attimino il volume. Quindi, soprattutto della pubblicità, perché poi c'è un altro ordine di problema che vedremo in seguito. Questo sito, a parte gli aggiornamenti qui automatici che avvengono, i frame, eccetera, eccetera, RAI.it come pagina. siamo nella home page della RAI. Andiamo a controllare che elementi contiene questa home page. Questa pagina contiene 298 link, ci sono 97 intestazioni, 1 a livello 1, 18 a livello 2, 21 a livello 3, 32 a livello 4, 24 a livello 5, 1 a livello 6, ci sono 4 form, ci sono 4 frame, l'indirizzo della pagina corrente è appunto. Ok, non ci interessa. Ci ha dato tutte queste informazioni. Escape. Oggi andiamo più veloce, perché io so che vi annoiate se andiamo troppo lenti. Comunque, il problema di questo sito non è tanto il sito, gli elementi, ma è come vengono utilizzati le intestazioni, i link e tutto il resto, no? Ce ne sono troppi. Troppissimi, capito? Troppi, perché è talmente caotico, io non so se visivamente ha la stessa caoticità che io vedo qui con il mio lettore di schermo, però per un lettore di schermo il sito RAI è un sito caotico, abusano di elenchi, abusano di intestazioni, abusano di link. Magari i link potete lasciarli se avete l'esigenza di lasciarli, ma troppe intestazioni e troppi elenchi disturbano tanto la lettura e appesantiscono le vostre pagine, a parte i frame che abbiamo imparato a saltare, no? Andiamo, l'obiettivo che mi pongo oggi è quello di andare a vedere una diretta RAI. Troviamo, nel nostro caso, la diretta di RAI 1, della televisione RAI 1. Vediamo se ci riusciamo e in quanti passi ci riusciamo. RAI.it come pagina. Noi sappiamo che ci sono delle intestazioni. Esplorare la pagina con le frecce non è conveniente, quindi andare giù, 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 giù non conviene perché è troppo ampia questa pagina. Quindi andiamo per intestazione. Vediamo se troviamo qualcosa. Premo la mia lettera H. Pubblicità a livello di intestazione 3. Già l'abbiamo ascoltata, non ci interessa. Visitato RAI.it livello di intestazione 1 link. Non ci interessa. In evidenza a livello di intestazione 3. In evidenza non ci interessa. Stasera in TV livello di intestazione 4. Una sorta di palinsesto. Che tempo che fa a livello di intestazione 2 link. Entriamo nel palinsesto. Altrimenti ci arrabbiamo a livello di intestazione. Che Ok. tempo che fa a livello di intestazione. Stasera in TV livello di Dobbiamo intestazione 5. cercare qualcosa che ci riconduca a una diretta. Altrimenti ci arrabbiamo a livello di intestazione 4 link. Stasera in TV livello di intestazione 5. Metropoli livello di intestazione 4 link. Tra intestazioni 4, 5, 3, 2, 1, eccetera, eccetera, qui questo sito si impazzisce. Stasera in TV livello di intestazione 5. La nuova stagione di report livello di intestazione 4 link.
Domani in TV livello di intestazione 5. Okay. La social TV di un medico in famiglia 8 livello di intestazione 4 link. Domani in TV livello di intestazione TGR Mediterraneo livello di... Domani in TV livello di intestazione... Che Dio ci aiuti 2 livello di intestazione 4 link. Magari. Magari facesse un po' capire l'inezia del problema di accessibilità. Vabbè, non lo scomodiamo per questo, via. Da rivedere il livello di intestazione 5. E voi ciò fita il livello di intestazione. Da rivedere il livello di intestazione 5. Web Movies, circuito chiuso, livello di esclusiva web, livello di intestazione 5. Capite quante intestazioni sto superando per andare a trovare una semplice diretta? Binomi, la cultura in tasca, livello di esclusiva web, livello di intestazione, notizie, livello di intestazione 3, televideo, ultima ora, livello di Rai News, livello di intestazione 4, 100%. Ecco. Reprame, 96 intestazioni. La pagina si è aggiornata e mi ha completamente annullato l'esplorazione che stavo facendo. Grazie. Andiamo a rifare. Andiamo veloci. Domani in TV livello di intestazione 5. Vi faccio sentire come premo i tasti. Livello di intestazione 4. Siamo dove eravamo prima. Video notizie, livello di la video informazione dalle testate giornalistiche Rai, livello di intestazione 4. Giornalisti italiani rapiti in Siria, livello TG1, livello di intestazione 5. TG1 ore 20:00, TG1 livello di intestazione 5. Fatti canta Vasco, livello di TG1, livello di risolto il giallo del quad, TG1 livello di profanti semita la classe Sir, TG1 livello di i nuovi poveri italiani, livello TG1 livello di intestazione Papa tolleranza 0, TG1 livello di intestazione 5. Non è possibile. L'Aquila in piazza per TG1 livello di sport, livello di intestazione, i migliori eventi sportivi Qatar, Marco davanti ora in onda, livello di intestazione 3. Sarà quello giusto? Forse sì. Ora qui questa intestazione mi ha detto ora in onda. Ci fermiamo e andiamo giù con le frecce, vediamo cosa c'è. Livello di intestazione 4, tutti i programmi live sui canali Rai. Forse è quello giusto. Link info, vuoto, link guida TV. No. Link guida radio. No. Elenco di due elementi, link televisione, link radio. No. Fine elenco. Elenco di sei elementi. Io so già dove andare. Magari questi link avrebbero potuto sviare l'attenzione di uno che entra per la prima volta in questo sito. Visitato link Rai 1. Rai 1, vediamo. Visitato link 0600 Euronews. Cioè Euronews. Elenco di due elementi a livello interno 1. Visitato link live. Live. Batto invio, finalmente. Invio, 1%. 100%. 100%. 2 frame, 27 intestazioni e 87 link. Livello di intestazione 1 link Rai. Sempre troppe intestazioni. Link F. Rai. Frame F 736.494 C40. Qui c'è la pubblicità iniziale. Stavolta è a un volume accettabile. Rai. Rispetto a come era prima. E siamo nella diretta di Rai 1. Superiamo questa pubblicità. Aspettiamo. E tra un po' inizierà lo streaming della diretta Rai. Va bene. Ok, lo provo. Va bene. Ancora no io. Capelli così visibilmente sani che splendono. Va bene. Vediamo. Cos'è? Ancora pubblicità? O è la diretta? Non riesco a capirlo. Forse è un'altra pubblicità. Comunque, i problemi di questo sito sono... Mi distrae questa... I problemi di questo sito sono l'uso... errato l'abuso degli elementi sia di elenchi sia di intestazioni, e poi nella diretta il problema, ma in questo caso la RAI c'entra poco, però potrebbe intervenire in qualche modo, è quella del controllo del player, che in questo caso è Silverlight. Loro si avvalgono dello streaming in tecnologia Silverlight sviluppata da Microsoft e, no, questa deve essere la diretta, e quindi questo controllo è assolutamente ingestibile. Se io volessi alzare un po' il volume o abbassarlo non potrei farlo.
Voi non so cosa vediate a schermo, ma per me qui è solo audio. Non posso navigare all'interno del controllo per gestire la TV. Posso navigare solo nel sito, frame, ovviamente. Ok, questa era la navigazione nel sito Rai. Non è molto accessibile, quindi così. Sappiate utilizzare gli elementi, i tag che l'HTML vi mette a disposizione, anche se l'uso dei tag, l'uso diretto dei tag, si va sempre più perdendo, perché si usano dei tool per creare pagine. Va bene, vi saluto con questa canzone di Marina Ray, se non ricordo male, faccio lo speaker. Ci sentiamo alla prossima, ok? Ciao!